Guardate quello che è accaduto ieri sera, questa fila, sono mezzi dell'esercito che trasportano che cosa? Le bare verso altre città, perché lì a Bergamo non ci sono più neanche posti, non soltanto nel cimitero ma anche i forni crematori sono intasati dal numero di morti assurde di queste ore. Questo territorio che arrivano le immagini più dure, quelle appunto della carovana di mezzi militari che ha tagliato una Bergamo buia e silenziosa questa notte per portare 65 bare in altri comuni, e poi le immagini che arrivano dagli ospedali che sono ormai strutture vicine al collasso. Positivi sono cresciuti di 4.480 malati in più e poi aumentano i decessi, 3.405 è il numero più alto che vi abbiamo raccontato dall'inizio di questa emergenza. Lucilla Masucci, vengo da te. Tu ci hai raccontato quei mesi terribili di Bergamo e con te ci sono alcune delle famiglie che hanno perso un caro per colpa del virus. Vengo da voi, Lucilla. Numeri, sempre ad indicare numeri, e poi li abbiamo raccontati uno per uno le storie di quei nomi, quei volti. Abbiamo qui tantissimi volti, li conoscere già, Alberto, perché abbiamo già sentito le loro storie. Valeria, tutto comincia con medici come tuo marito che si occupano di pazienti che hanno la febbre, che non capiscono cosa hanno e poi muoiono, perdono la vita facendo i medici. Erano attrezzati. Buongiorno a tutti. No, non erano affatto attrezzati, o quantomeno si erano attrezzati con mascherine e guanti comprati personalmente, perché non sono arrivati i dispositivi di sicurezza da parte di ATS, e quando sono arrivati erano così miseri come numero. Vi faccio l'esempio di un solo camice monouso e 13 mascherine, per cui vi lascio immaginare in quelle condizioni come si potesse lavorare. È vero, è passato un anno, il 22 marzo mio marito compie un anno da quando ci ha lasciati. E purtroppo devo dire che c'era stato un decorso particolarmente altalenante. Sembrava quasi che stesse meglio. Due giorni prima mi aveva fatto un messaggio dicendo: oggi va meglio, avvisa tutti. Ho avvisato tutti, il 21 sera è stato intubato. Il 22 alle 11:30 del mattino mio marito non c'era più. A distanza di un anno la situazione non mi sembra che sia tanto migliorata. Questo, perdonami se ti interrompo, questo, Alberto, oggi abbiamo sentito moltissime persone che non potevano essere lì, mentre il presidente Draghi era qui al cimitero monumentale, i bergamaschi, i familiari delle vittime non potevano essere lì a causa del Covid, e chiedevamo proprio per strada: ma c'è un prima e c'è un dopo, no? Abbiamo raccontato prima di quelle immagini terribili e un dopo. No, Alberto, qui non si sentono nel dopo, è vero, Cristina? È ancora durante. Buonasera, Alberto, è ancora Buonasera, durante Cristina. Per noi, perché per noi oggi è il giorno della memoria. I nostri cari l'anno scorso ci lasciavano più o meno in questo periodo, nella drammaticità della mancanza di posti letto, di terapie, nella confusione del sistema sanitario andato in tilt per la pandemia. A distanza di un anno ci troviamo con ancora terapie intensive piene, con la situazione che sembra non essere cambiata. Noi siamo qui, e siamo qui anche per chi sta vivendo queste ore drammatiche, per chi sta morendo adesso negli ospedali, per chi purtroppo continua a morire e chi continuerà a morire ancora nei prossimi giorni. Lucilla, mi colpisce molto vedere accanto a Cristina c'è un'altra signora che ha un'immagine evidentemente della persona che ha perso a causa del virus, purtroppo. È l'immagine del tuo papà, è vero? Sì. Buonasera, Alberto. Buonasera. Lui è il mio papà e ieri è stato il primo anno in cui se n'è andato.
ma è sempre vivo, non è la giornata del ricordo oggi, la giornata del ricordo per noi è sempre, non è il 18 marzo, è sempre, tutti i giorni, sono tutti i momenti, sono tutte le ore. Papà poteva essere salvato, ma purtroppo non è stato così e la rabbia è tanta adesso, inizia ad aumentare. Grazie. Alberto, la rabbia è tanta, ricordi Cristina, la moglie del carabiniere, giovanissimo, con una bambina, e lei aveva tentato, chiamava, continuava a chiamare. Cristina, hai una figlia senza papà e tu avevi chiesto aiuto. Scusate. Sì, ho chiamato tutti, ho chiamato il medico di base prima di tutti, l'ATS, l'ospedale, ho fatto tutti i numeri che avevo a disposizione. Il medico di base era a conoscenza che mio padre era morto di coronavirus, continuava a prescrivergli una cura antibiotica, non è mai uscito a visitarlo neanche una volta, ero sempre io che la chiamavo per sapere come dovevo comportarmi. Continuavi a dire un'unica cosa, no? Mio marito ha... quanti anni aveva tuo marito? Mio marito aveva 46 anni ed era sano, non aveva patologie, non aveva sofferto mai di nulla, era sanissimo. Ed è morto perché siamo state lasciate sole. Lucilla, dobbiamo dire che non ci si può rassegnare a questo dolore, che è un dolore collettivo, è un dolore di tutti noi ed è un dolore vivo purtroppo un anno dopo. Oggi lì a Bergamo loro non c'erano perché purtroppo la pandemia è ancora in corso e purtroppo non c'è stata la commemorazione con tutti i parenti. Ma il Presidente Draghi ha detto due parole che mi hanno colpito molto. È il giorno del lutto, ma è anche il giorno della riscossa, della rinascita, ha detto il Sindaco Gori. Rivediamo questa giornata. C'è un prima e c'è un dopo. Prima e dopo queste immagini. I carri militari che portano via le vittime di Covid da Bergamo. Se ne sono andati via così, senza un abbraccio. È il 18 marzo di un anno fa. Sono troppi, troppi morti. Diventeranno di più, ma quella notte Bergamo ancora non lo sa. È una memoria brutta. Sono due suoni che io ricordo in quel periodo. Purtroppo le ambulanze e le campane da morto. Mio marito, non riesco, mi sembra sempre di vederlo, lo sento ancora. Era una tragedia. È passato un anno da quella tragedia, nessuno ha dimenticato e oggi le memorie di tutti diventano una sola. Il presidente Draghi è a Bergamo alle 11, depone una corona di fiori al cimitero monumentale, l'omaggio a chi non c'è più. Ma quanti sono quelli che non ci sono più? Troppi per una stele che contenga tutti i loro nomi, troppe vite per restare intrappolate nella fissità di una statua. E allora Bergamo sceglie un bosco per ricordarli. Questo luogo è un luogo e un simbolo del dolore di un'intera nazione. Il Bosco della Trucca. Oggi ci sono 100 alberi, domani ce ne saranno 850. Alberi vivi, come la memoria di quelli che restano. Il rispetto che dobbiamo a chi ci ha lasciati deve darci la forza per ricostruire il mondo che essi sognavano per i propri figli e nipoti.